Ciao ragazzi, ben ritornati, rieccoci qua. Oggi video di Brawl Stars, un video di Brawl Stars diverso dal solito. Diverso dal solito perché oggi andremo a guardare una realizzazione molto molto bella di un italiano, di un utente che ho conosciuto oggi su Facebook. Ma prima di cominciare, visto che mi chiederete ovviamente aggiornamenti, avete visto anche il titolo del video, ragazzi, aggiornamenti di Brawl Stars per Android, purtroppo ancora nessuna notizia. Però... oggi un utente di voi su Facebook, su Brawl Stars Italia, nel gruppo mio, che trovate anche qua sotto in descrizione, ha scritto una cosa interessante, o meglio ha postato una cosa interessante, che in realtà è una cosa abbastanza vecchiotta, ma reputo comunque da riportarla un po' come forma di update, di mini update. Vi ricordate quel post su Reddit da parte del team, quindi account ufficiale, circa 28 giorni fa in cui hanno creato questa discussione appunto parlando del lancio globale eccetera eccetera di Android, di Brawl Stars? Lì sotto, dopo qualche giorno, adesso non mi ricordo bene quando, hanno messo un edit, ovvero modifica, che in realtà anche questa è una cosa vecchiotta, perché in realtà va a farci capire ancora qual è l'ultimo status riguardo all'argomento Android e lancio globale. Quindi ve la riporto anche oggi, ragazzi, questa cosa qui. Andiamo un attimo a leggere. Vogliamo chiarire un po' di confusione. Il team, la squadra, non è pronta al rilascio globale. Non è ancora pronta al rilascio globale. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. Questo, ragazzi, in realtà più di 2 settimane fa, quindi forse anche più di 3 settimane fa. Non stiamo specificatamente aspettando i server, scrive questo il team. Stiamo aspettando fino a quando il gioco, invece, non avrà una forma eccellente. Vi ricordate che ho fatto anche un video dove vi ho letto sempre un post di Reddit in cui dicevano che il gioco è basato solo nei server in Canada? Vi ricordate, ragazzi? In realtà sappiate che ancora adesso non è il problema dei server, perché molti di voi mi hanno commentato, mi hanno scritto: ah, ma perché non comprano i server con tutti i soldi che c'hanno, quindi i server negli altri paesi, quindi fare il lancio globale? Perché in realtà non stanno basandosi sui server, ma più che altro solo a rendere il gioco perfetto. Secondo me, ragazzi, il gioco ormai sta diventando molto molto ben bilanciato. I brawlers sono bilanciati, quindi secondo me, ragazzi, non è lontano il rilascio di Android. Anche se in realtà, anche del lancio globale ovviamente, anche se in realtà molti di voi ormai ci stanno perdendo la speranza, ma fidatevi, ragazzi, che appena uscirà per Android ci giocherete anche voi. Non manca molto, secondo me, ragazzi, non manca molto. E secondo me, ancora una volta, verso settembre, verso le prime 2 settimane di settembre, potremmo avere il gioco, se non magari anche il mese prossimo ad agosto. E qui, ragazzi, termino un attimino ancora una volta la discussione, fino a quando non avrò dei veri aggiornamenti di Brawl Stars, rilascio globale e Android. Restate sempre, mi raccomando, sintonizzati. Che cosa facciamo adesso? Adesso facciamo una cosa molto molto interessante, ragazzi, perché un utente italiano ha fatto una cosa eccezionale che si chiama Tamim. Guardate qui, ragazzi, ha creato un piccolo giornalino, Brawl Stars Journal, italiano di Brawl Stars. E questa è una cosa eccezionale. Io ho visto proprio di sfuggita, infatti poi l'ho contattato immediatamente perché volevo farci un video. Quindi adesso andrò a leggerlo un pochino assieme a voi qua in live. E se vi piace questa nuova serie di portarvi un giornalino con questo ragazzo Tamim, ve le porterò. Basta che mi lasciate un bel pollicione in su e ve le porterò sicuramente. E vi lascio anche il suo canale Telegram, Brawl Stars Italia, lui c'ha un canale Telegram, in descrizione. Andiamo a guardare un attimino il giornalino. Eccolo qua, Brawl Stars Journal, mercoledì luglio 26, quindi 2 giorni fa, volume 1. Quindi, ragazzi, oggi niente gameplay, ma guardiamo questa cosa carinissima, ragazzi. Veramente un ottimo lavoro. Poi prossimamente vi porto anche gameplay. Aggiornamenti rilascio globale, scritto da Tamim, addirittura. DragonStick, ovvero un youtuber italiano che tratta principalmente giochi della Supercell, ha realizzato un video nel quale ci dà alcune informazioni per quanto riguarda il lancio globale di Brawl Stars. Durante il video ha spiegato in maniera molto dettagliata alcune sue ipotesi, che sembrano essere sostenute da una tesi. Secondo Dragon, il gioco non farà la stessa fine di altri giochi della Supercell. Bravissimo, è vero. Messi prima in beta e poi rimossi. Anche perché il soft launch del gioco è già avviato e ancora non l'hanno rimosso. Esatto. Inoltre, secondo DragonStick, il gioco sarà disponibile a livello globale entro fine agosto, massimo inizio settembre, poiché la Supercell non farà sicuramente aspettare tanto ai giocatori. Verissimo. Per ottenere più informazioni riguardo DragonStick YouTube. Ok. Entra nel team ufficiale lì sopra del canale Telegram. Idee da Reddit. Attenzione. Nuova modalità FFA Free for All. È una modalità nella quale i giocatori hanno vite e tempo infiniti. Il primo player che raggiunge tot kill vince. Anche se in realtà non ho ben capito questa modalità, perché sembra quella che abbiamo già nel gioco, ovvero lo showdown. Non so adesso cosa ti riferisci con vite e tempo infiniti. Poi fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto anche voi. Alcuni utenti di Reddit consigliano alla Supercell di trovare un modo per estinguere i team nel gioco.
ci sta tantissimo. Sta riprendendo le idee da Reddit. Poi cosa abbiamo lì a destra? Commenti dei lettori. In questa sezione avrete la possibilità di commentare il nostro giornale tramite il gruppo ufficiale del canale. Interessante, fate questa cosa. Commentate anche secondo voi qua sotto, ragazzi, qua sotto al video. Magari dico a Tamim di fare una piccola sezione con anche commenti dei lettori da YouTube. Che ne dite? Il miglior commento, ragazzi, che lascerete qua sotto riguardo a Brawl Stars, magari delle vostre idee su Brawlers, su modalità, andrà a finire magari nel giornalino che leggerò magari ogni settimana. Che dite, ragazzi? Mi raccomando, se raggiungiamo tantissimi pollicioni in su, io, ragazzi, vi porto la serie e cercherò anche di aiutare Tamim. Brawler, sei in grado di completare il Brawl Sudoku in questa settimana? Inviacelo nel nostro gruppo Brawl Sudoku. E questo, se volete farlo, ragazzi, se volete fare questo Sudoku, fatelo. Fanart della settimana invece abbiamo qui questo Crow, il leggendario e l'Ice Golem skin. Ah, ok, ha creato la skin dell'Ice Golem preso da Clash Royale dentro a Nita, mi sembra si chiami così, Nita, il personaggio di Brawl Stars. E dunque, ragazzi, ci ha messo dell'impegno, si è fatto quindi una bella paginetta e l'ha resa italiana. Una cosa molto carina, secondo me, ci sta tantissimo, quindi bravo Tamim. Quindi, se la volete ogni settimana un episodio di questo tipo, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto con un commentino e con un bel pollicione in su. Dato che c'è ancora un po' di tempo, andiamo su Brawl Stars, ragazzi, facciamoci uno smash and grab, direi, che dite, con il nostro carissimo Bo. C'è ancora un po' di tempo, quindi facciamoci questa partitina. Mi raccomando, ragazzi, ripeto ancora, qualsiasi novità ve la porterò in anteprima qui sul mio canale, quindi iscrivetevi, mi raccomando, restate sempre sintonizzati, cari miei. Allora, eccoci qua, siamo su Brawl Stars. Allora, vediamo un po'. Allora, hanno un Rock, c'hanno un Bull e c'hanno una Nina, quella che abbiamo visto prima con la skin del Golem di ghiaccio. Ovviamente del suo orsacchiotto, quindi non proprio lei. Allora, Dragon Steak, vai, dai che forse uccidiamo quello lì. No, non scappa, non scappa. Ok, resta lì, perché? Ok, va bene, se vuoi morire, nessun problema. Intanto c'è un Rock che mi lancia il razzo e riesco a prenderlo in pieno. Ma, ragazzi, la mia abilità speciale, che tra l'altro non ho ancora capito come si chiama, aiutatemi voi, ragazzi, nei commenti. C4, dinamiti. Ragazzi, non l'ho ancora capito, devo dirvi la verità, non l'ho ancora capito. Intanto scoppia la C4 anche su Bull, fantastico. Qualcuno sta laggando, penso di essere io. Sì, mi sa che sono proprio io, raga. Quindi otteniamo il wifi dal telefono, altrimenti qua non riesco a giocare. Allora, eccoci qua. Ci siamo, intanto c'è una Nina ancora ferma. Perché sei ferma? No, 20 HP, peccato. Allora, ok, ritorniamo lì, vediamo se riusciamo a lanciare qualcosa. Poi ritorniamo lì, attenzione, guardate che casino c'è, intanto c'è l'abilità speciale ancora una volta. Mi sta arrivando addosso l'orsacchiotto di Nita, scappiamo perché il Tashi mi abbandona. Dai, perfetto, l'ho uccisa, almeno l'ho uccisa. E siamo a 8 gemme, loro hanno 4 gemme, quindi niente di grave, non ne ho perse tante, meno male. Attenzione, allora, intanto c'è un Rock che sta per morire, intanto siamo a 8 gemme, ancora 2 gemme e ci portiamo a casa, ragazzi, forse la vittoria. Vediamo, intanto mi sono preso gli schiaffi da quell'altro. Uccidiamo sto Bull a sto punto. Uccidiamo Bull, vai, passa sul C4, vai. No. Ci è passato sopra, ma è riuscito comunque a prendersi le gemme. Vediamo se riusciamo a recuperare. Devo solo uccidere quel Bull. Non devo fare altro, ragazzi. Ci siamo riusciti, ragazzi. 14 gemme per me. Uccidiamo anche il suo Nita. E intanto io direi che posso scappare. Abbiamo 10 secondi per scappare. Attenzione a Rock, quindi. Oh, guarda, mi sta aspettando. Guardatelo. Devo scappare, raga, devo scappare. No, ho preso la strada sbagliata. come sempre il Touch non è mio amico. E siamo riusciti a vincere, ragazzi. Ho salvato la partita con 14 gemmuzze. Ok, ragazzi, mi raccomando, restate sempre sintonizzati e noi direi che ci vediamo al prossimo video. Non mancate. Ciao.